Ciao ragazzi, sono stata da Tiger ed ho preso un po' di cosine. Per me sono carinissime, avevano davvero tantissime cose nuove e tutte bellissime, quindi vi consiglio di farvi un giro se avete la possibilità, insomma, se c'è Tiger vicino a voi. Iniziamo quindi subito a vedere che cosa ho comprato. Ho preso questa specie di vasetto, vedete che ci sono tanti buchini, ogni buchino conterrà una piccola pianta. E questo vi permette appunto di coltivare le piantine all'interno della casa anche quando le situazioni appunto meteorologiche esterne non sono favorevoli, e quindi qui verranno piantati i semini. Una volta cresciute le prime foglioline, ecco, più o meno dovranno essere così, verranno trapiantate all'esterno in un vasetto. E quindi questo mi piaceva davvero tantissimo, c'erano diversi colori e vabbè, io ho scelto il viola. E questo germogliatore l'ho pagato 1 euro. Altra cosa che ho preso è questa bellissima scatolina in latta. Io adoro le scatoline appunto delle caramelle, le compro sempre solo per la scatola, non per le caramelle, perché non mangio caramelle. Però guardate che carina che è, ci sono tutte le stelline, è troppo carina come confezione. Guardate l'interno, le caramelline sono a forma di stella, cioè è troppo bella. Questa mi fa impazzire, penso sia uno dei miei acquisti preferiti, lo adoro. Questo è costato 2 euro e adesso le voglio assaggiare così vi dico anche che sapore hanno. Considerate che a me non piacciono le caramelle, quindi sono delle normalissime caramelle alla menta, abbastanza dolci secondo me. Vabbè, comunque io le ho prese solamente per la scatolina. Altra cosa che ho preso, guardate queste due bellissime clip. In realtà sono davvero grandi per l'agenda, quindi non penso proprio che le utilizzerò in quel modo, però voglio proprio aprirle per capire meglio come sono fatte. Allora, questo è un barattolino di ketchup, è tutto gommoso, è davvero stupenda, io la adoro. Io vorrei ritagliare questa parte di graffetta, quindi tagliarla e farla diventare una calamita, perché mi piacerebbe davvero di più come calamita, in quanto è davvero troppo grande come graffetta e non saprei proprio come utilizzarla. E quest'altra boccetta di mostarda che è troppo carina, davvero sono bellissime. C'erano anche altre fantasie, ma questa era quella che mi piaceva di più. E sono costate 1 euro, quindi davvero pochissimo. Poi ho preso un bel po' di sticker perché costavano pochissimo, adesso ve li faccio vedere meglio nel dettaglio. Comunque li ho pagati in tutto 2 euro perché li vendevano a coppia e una coppia costava 1 euro, quindi pochissimo, e sono troppo carini. Ho preso questi muffin, guardate che belli che sono, il mio preferito tra tutti questi è questo appunto con la fragola, è troppo bello. Questi che sono fantastici con la geisha, il giapponese, i fiorellini giapponesi, i pesciolini e il manekin eco, è troppo carino. Beh, non so se è proprio un manekin, ecco, comunque è un gatto giapponese, è troppo carino. Questi sono fantastici di cappuccetto rosso, li adoro questi adesivi e avrò paura anche ad utilizzarli, faccio sempre così, quando qualcosa mi piace troppo rimane così com'è, non lo utilizzo, però mi sforzerò assolutamente di farlo. E questi con le pecorelle sono tutte grigie tranne una che è nera, e quindi è troppo simpatico questo foglietto di sticker. Ultima cosina che vi mostro, per me è fantastica. Questo qui dovrebbe essere un foglio magnetico, anzi ne abbiamo due fogli magnetici in formato A5, quindi piccolini, e possiamo quindi disegnare sopra ciò che vogliamo e diventeranno delle calamite da appendere appunto ovunque vogliamo, quindi al frigo oppure in camera nostra. La trovo un'idea davvero bellissima e voglio appunto vedere com'è dentro. Questi fogli magnetici sono costati 2 euro e vediamo subito come sono. Quindi all'interno troviamo questi due fogli, sono bianchi su questo lato, mentre sul retro presentano questa parte magnetica. Bisogna quindi disegnare sul lato bianco e adesso voglio subito provarli per dirvi un po' come sono. Voglio disegnare assieme a voi su questo foglio magnetico e indovinate chi voglio andare a disegnare? Ovviamente lei, Erika Igienica, perché la adoro e voglio assolutamente avere un magnete di lei. Quindi prendo la mia carta carbone e vado a posizionarla su questa parte del foglio. Posiziono anche Erika e vado semplicemente a disegnare con la penna tutto il contorno. Ed ecco qui la sagoma di Erika. Ora semplicemente vado a colorarla, quindi ripasso con il tratto pen tutti i contorni e poi con i pennarelli vado a colorare.
Ed ecco qui il mio magnete, è davvero carinissimo, quindi questi fogli io li adoro, ne comprerò assolutamente altri perché è davvero un'idea molto bella creare i magneti disegnando appunto a mano. Ma volendo potete anche incollare sopra degli sticker o dei ritagli, quindi davvero potete sbizzarrirvi con la fantasia. E questi sono gli acquisti che ho fatto da Tiger, sono molto contenta di ciò che ho comprato perché è costato pochissimo e penso di aver comprato delle cose davvero carinissime, soprattutto i fogli magnetici. Sono fantastici. I saluti li farò nel video di domani. Un'altra cosa che vi voglio dire: avete visto la nuova grafica del canale? Fatemi sapere nei commenti se vi piace, io sono davvero molto contenta di come è venuta. Vi ringrazio come sempre per aver seguito questo video fino alla fine. Se vi è piaciuto mettete un pollice in su, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Chi sono i micetti più dormiglioni del mondo? Maki e Kami. Guardate la micetta com'è messa. È una bellezza questa. Guardate come fa con la zampetta. La apre tutta quando la carezzo. Dolce Ninni. Mi fai ridere, Ninni, con questa zampetta. Buonanotte!